Eccoci siamo, dove siamo? In Puglia! Ma esattamente che zona è della Puglia? Quindi diciamo nella Valle d'Itria? Più o meno. E cosa c'è di bello nella Valle d'Itria? I trulli, le lamie. Ah, bene. Come sono le lamie? Quadrate. Bene. Ma noi non siamo qua per fare i trulli. Qua noi dobbiamo fare i panzerotti, dobbiamo fare l'impasto, dobbiamo fare la mozzarella, dobbiamo lievitare. Bene, e cos'è esattamente il panzerotto? Come si fa? Facciamo vedere come si fa il panzerotto. Okay. Allora, iniziamo. Farina. Allora, Paola, acqua. Cioè, era tutto pronto per fare, niente, manca l'acqua. Ma l'acqua deve essere presa dal frigo? Deve essere a temperatura ambiente. Ambiente del frigo, diciamo. Ambiente del frigo, perché spieghiamolo che nelle case di campagna acqua non c'è, pozzo. C'è il pozzo da riempire l'acqua, però non si può bere, andiamo alla fontana. Quindi questa è acqua della fontana, fondamentalmente. O della fontana, via. Da fontana. Quanto se ne mette? No, non si vede però. Un ecco. Bicchiere. Quello è lievito? Lievito. Va, iniziare con la farina. Cos'è? Lievito di birra? Lievito di birra. Allora, la farina. Stanno fregando sui grandi, sì. Ma tanto! Io vi ricordo che siamo in diretta, cioè non è che potete far vedere le cose e poi dire che fregano pure sulla farina, perché un attimo la denuncia già ve la siete già presa, ve lo dico. Probabilmente la bilancia che non pesa esattamente, via. Comunque quanta farina bisogna mettere? Allora, noi stiamo facendo 1,5 kg di farina. E quanti panzerotti dovrebbero venire fuori? Tanti. Che vuol dire? Buona. Togli poco. Poco. Paola, togli poco. Poco ancora. Ancora. Vai. Picca. Boh. Perfetto. Okay. Poi. Togli il blanch. Allora, mi fai il buco. Prendi il sale. A cosa che si fa il buco? Alla farina al centro. Ok. Il latte. Allora. Quindi si usa anche il latte per l'impasto. Ma perché allora, si usa il latte? Sia il burro o l'olio anche nell'impasto. Perché rimangono morbidi dentro e croccanti fuori. Quanto latte si mette? Più o meno un bicchiere? Allora, mezzo chilo, un 100 grammi, più o meno un bicchiere. Su 100 grammi un bicchiere, quindi su... Noi stiamo facendo 1,5 kg di farina, no. Quindi faremo 300 grammi di latte. Che bisogna essere precisi qua, come... A occhio. A uma. Ok, latte. Poi acqua. Poi il lievito. Allora, acqua, abbiamo il sale. Sale? A occhio si butta il sale. Mortapper. C'ho il mio metodo. Che l'ho fatto? 57 kg di sale. Diciamo che questo lo possono prendere anche quelli che hanno la ritenzione idrica, possono prenderli quelli che soffrono di bassa pressione, così poi. Di alta pressione, uguale, via. Bene, quanti bicchieri abbiamo messo dentro? Aspetta, sto contando. Vai. 4 bicchieri di acqua, orientativamente. Poi burro. Ragazzi, dovete rimanere fino alla fine perché qui i panzerotti che vengono fuori, magari sembra fatto così, ma sono... Facciamo due palle. E poi le palle gonfiano. Ecco, perfetto. Come gonfiano il meglio? Alla Paola gonfiano benissimo. Sì, perché l'altra volta abbiamo visto come faceva il pane. E le palle gonfiavano. Quelle del pane. Invece queste sono le palle dei panzerotti. Ciao. Okay. Bene ragazzi, siamo tornati in diretta.
Quindi avete messo la pasta a lievitare. Pronto? C'è qualcuno? Ciao! Da 10 olive faccio un bel piattino. Ecco. Da 10 olive fa un piattino. Non si sa di che cosa, però lo scoprirete nella prossima ricetta. Invece siamo ritornati alla ricetta dei panzerotti. Il ripieno dei panzerotti, classico. Il ripieno. Come si fa il ripieno dei panzerotti? Olio d'oliva. Quello buono. Quello extravergine pugliese, proprio. Sì, quando la fa proprio casereccio. Anzi, questo è proprio brindisino al 101%. No, Celiese, della provincia di Brindisi, volevo dire, scusate. Passata, che ormai è bella che è passata. Sempre particolare. Attenzione, attenzione, perché l'origano, dobbiamo dire la verità, quale si usa? Allora, io ho deciso... La strega ha deciso, perché come sapete qui siamo nella yurta della strega, i trulli del mago e yurta della strega. La strega ha deciso che? Vuole solo il fiore dell'oregano. Il fiore dell'oregano. E qual è la parte del fiore? Facciamo vedere se un pezzettino, giusto per... Questo. Ecco. Perché si mettono anche queste foglie. Si possono mettere anche queste foglie, fa più volume, cioè ce ne viene... Però non è il fiorfiore, perché... Però utilizzo solo... Perché profumano anche le foglie, profumano. Però ho scelto di fare solo il fiorfiore. Perché noi facciamo solo i fiorfior di ricetta, quindi qui verrà un fiorfior di panzerotto. Le foglie, quello del suo. Esatto. Vai. Vai. L'olio. Tanto olio. Passata, sale. Non avevamo già messo un sacco di sale prima, no? Adesso ne mettiamo ancora un po'. Nell'impasto sì, 3 kg e mezzo. Un po' di sale va. Un po' di sale va. Origano. 8 kg e mezzo. No, vabbè, ragazzi, ci ha messo 8 anni e mezzo per fare il fior fior dell'origano, via. Mezzo chilo di origano. E si gira. E si gira. Per quanto tempo bisogna girarlo così? Fino tanto che lo non devi si... devi fare proprio... Ma che domanda! No, che... lo devi fare amalgamare con l'origano, no? L'olio con... Bene. Vedi? Si deve amalgamare con... E questo è a posto, diciamo. Ma fatto... secondo te qua ci si può mettere anche uno spicchio d'aglio o no? C'è chi lo preferisce e chi no, però l'aglio... No, poi puzza, pure se devi dare un becetto, costare puzza. Pu. No. Senza aglio. Senza aglio, sempre classici. Mi dà un po' di sale. Salatissimo. No. No, va bene. È salatissimo. Poi come l'altra volta. Va bene, io lo sento salato. Com'era l'altra volta? Assaggiato. Adesso la mozzarella, perché la mozzarella se la mettiamo così, perché questa è fior di latte. E quindi? Se la mettiamo nel panzerotto piena di latte così com'è, il panzerotto si apre scoppia, e scoppia. Quindi la dobbiamo tagliare. Com'è che fa il panzerotto? Ok, perfetto. La dobbiamo tagliare e farla asciugare un pochino. Sì. Come la mettiamo al sole per asciugarla? No, come funziona? No, ma per asciugare facciamo ecco, prendiamo l'asciugamano e l'asciughiamo. Naturalmente stanno scherzando, ragazzi, c'è gente, anche perché c'è gente qua a casa che magari prende l'asciugamano per asciugare. No, non funziona così. Nel senso che bisogna basta lasciarla, diciamo, fuori. Messa in modo tale che l'acqua scende. Deve scolare. No, vabbè. Deve scolare. Ma vuoi lo scolapasta? Vuoi lo scolapasta? No. No, senza scolapasta. Si scola così. Scolapasta. Guardate che bellissima decorazione. Eccola lì. Io adoro la mozzarella. Eccola lì. Quindi, fior fior di basilico, fior fior di mozzarella. Vabbè, una la taglio, una la mangio, qua alla fine
finisce che questo è più o meno, abbiamo detto tanti panzerotti, però più o meno questo qua, quattro mozzarelle per quante persone possono bastare, più o meno, per quanti panzerotti possono bastare, allora, più o meno, facendoli diciamo medi, né piccoli né grandi. Mi dà un po' di sale, ancora, mi dà. Salatissimo! No, no, va bene. È salatissimo. Poi come l'altra volta. Va bene, io lo sento salato. Com'era l'altra volta? Adesso la mozzarella, perché la mozzarella se la mettiamo così, perché questa è fior di latte. E quindi? Se la mettiamo nel panzerotto piena di latte così com'è, il panzerotto si apre e scoppia, quindi la dobbiamo tagliare. Com'è che fa il panzerotto? Ok, perfetto. La dobbiamo tagliare e farla asciugare un pochino. Sì. Come la mettiamo al sole per asciugarla? No, come funziona? No, ma per asciugare facciamo ecco, prendiamo l'asciugamano e l'asciughiamo. Naturalmente stanno scherzando, ragazzi, c'è gente, anche perché c'è gente qua a casa che magari prende l'asciugamano per asciugare. No, non funziona così, nel senso che basta lasciarla diciamo fuori, messa in un modo tale che l'acqua scende. Deve scolare. No, deve vabbè, scolare, deve scolare. Ma vuoi lo scolapasto? Vuoi lo scolapasto? No, senza scolapasto, si scola così. Guardate che bellissima decorazione. Eccola lì. Ci adoro la mozzarella. Eccola lì. Quindi, fior fior di basilico, fior fior di mozzarella. Vabbè, una la taglio, una la mangio, qua alla fine finisce che questo è più o meno, abbiamo detto tanti panzerotti, però più o meno questo qua, quattro mozzarelle per quante persone possono bastare, più o meno, per quanti panzerotti possono bastare, allora, più o meno, dipende la facendoli diciamo medi, né piccoli né grandi, dipende la grandezza. Se va una striscia o due strisce di mozzarella. Ah, dipende la grandezza o come li vengono stesi. Vanno a strisce le mozzarelle, quindi. Vedi, okay, che stanno già facendo un sacco d'acqua. No, vabbè, voi siete veramente dei miti, proprio più che dei miti, praticamente delle mitili proprio. Cioè, fanno proprio tanta acqua. Ok. Eccola qua, una a fianco all'altro e via, guardate. Vedi? Proviamo ad ingrandire e vedere effettivamente l'acqua. L'acqua, eccola qua. Bisogna abbracciarle? No. No, che vuol dire abbracciarle? Non bisogna abbracciarle. Non abbracciarle mozzarella con mozzarella. No, non ho capito. Vabbè, fa niente. Comunque, ragazzi, non abbracciate queste mozzarelle. Vabbè, una la mangio, qua è finita. Cioè, da 4 kg di mozzarella sono rimasti 200 grammi. Comunque, no, vabbè. Come fa? Manca una striscetta di mozzarella. Una striscetta. Però non bisogna accoppiarle, che sennò non va bene. No. Adesso lo mettiamo in frigo, giusto? Per forza. Perché fa caldo. E aspettiamo che la pasta sia lievitata. Sì. Che da dopo. Che c'è? L'ho già visto. Ecco! E allora? La pasta, vediamo 1, 2, 3, voilà! Wow. Signori, non c'è trucco, non c'è inganno, come potete vedere la X è quella che abbiamo fatto prima, quindi... No, è veramente una croce, non una X. Ah, sì, vabbè, abbiamo fatto la croce, la X è uguale, cioè non... Dipende come uno dai punti di vista, diciamo. Quindi, come vedete il sole ormai è alto, va e viene, e via. Iniziamo a fare le palle. E via, via con le palle. Allora... Beh no, questo sembra farina, scusate, io sono molto pignola. Sì, un po', diciamo un po' più di rompina, diciamo, per non dire qualche altra cosa. Mi serve un po' di farina? Iniziamo a fare le palle. Ok. Allora, prendi la pasta. Ecco. Ragazzi, e voilà come si fanno le palle, così almeno uno lo sa. E le schiacci belle, così. Queste si possono fare anche così, anche per il pane, anche così per la... Come troppa? No.
Così anche per il pane, anche per la pizza, no? Sì. Sono le stesse palline, si fanno nella stessa maniera, diciamo. Guardate la classe e l'eleganza di Paola nel far girare le palle. Diciamo la Paola di Parma. La parmigiana. Ah, dobbiamo fare anche la parmigiana, perché è un piatto che è più pugliese, ma sì. Però è più pugliese che parmigiano, sai? Dai, poi quando tornate la facciamo nel forno a legna. Più bello. È più bello assai. Sì. E vabbè, intanto continuano a fare le palle. Uscite 20 palle. Allora, quindi possiamo dire ufficialmente 20, 21. Che con 1,5 kg di farina ci vengono fuori 20 palle. Quindi in teoria 20 calzoni. Più o meno. Allora, signore e signori, al via il panzerotto, calzone, fritta, come ognuno lo può chiamare come gli pare, quindi si infarina il tavolo per fare in modo che la pasta non si incolli, penso sia questo, e col matterello, come ai vecchi tempi, si tira il calzone, il panzerotto, scusate. Vedi l'acqua? Mamma quanta! E come diceva il proverbio, raccogli l'acqua quando ci sono le mozzarelle. Giusto. Naturalmente quest'acqua si butta via. Quale acqua? Delle mozzarelle. Mozzarelle. Attenzione, proviamo a vedere se si vede bene. Allora, un tovagliolo di carta. L'acqua per bagnare il contorno, così si appiccica meglio. Si appiccica, sì, che termine parmigiano, si appiccica. Fai tu quella piega? Sì. Eccola qua. Perché ho questa bagnata. No, questa. Questa mano bagnata. Prima chiusura. E poi fai così. Seconda chiusura. E terza chiusura. Tripla chiusura ermetica. E voilà, signori, guardate, il panzerotto salentino è pronto per essere fritto. Voilà. Ma che te lo dico a fa? Prova stecchino. È pronto! Allora, andiamo. Ah, è pronto l'olio, perché di solito si fa la prova stecchino nelle torte quando sono pronte, invece no, qua va... Facciamo la prova stecchino all'olio. All'olio, anche all'olio si può fare. Vado? Le cose. Vai. Sì, vai, vai. Uno. Wow. E due. Voilà. E panzerotti. Fu. Wow. No, vabbè. Sono bellissimi. Potrebbero, ho detto sono bellissimi. Potrebbero rompersi, però con la tripla chiusura ermetica e cibernetica la vedo un po' difficile che si aprano. Però stanno gonfiando. Stanno gonfiando. Giri tu o giro io? Gira tu. Fate una testa, dai. Aspetterai. Ho l'ansia. Attenzione, signori. Aspettiamo. Oh, andate. Ecco qua.
Attenzione, perché quando li girate poi potrebbero aprirsi, scoppiare. Come fanno quando scoppiano? Ok, perfetto. E poi fanno inizierò a zampillare. Naturalmente bisogna dire sempre che non ci devono essere bambini intorno quando si frigge. Infatti. Noi non siamo oppure bambini, siamo bambine adulte. Infatti ci appoggiamo pure vicino per guardare come vanno. Guardate la classe, lo stile, l'eleganza. Proviamo ad inquadrarli meglio. Eccoli qua, come questi bei panzerottini. Ragazzi. Wow. Sono veramente, voi ne avrete visti già miliardi di panzerotti, ma panzerotti come questi, Celiesi parmigiani. No, giuro, mai. Ma dove? Usciamo? Dici che è ora? Le usciamo. Signore e signori, ufficialmente sì. Li usciamo. Attenzione, 3, 2, 1. Anche perché questo stava partendo. Stavo partendo, perché poi abbiamo detto che partono, ragazzi. È incredibile. Poi ce lo avvicini alla telecamera così lo vediamo. Perfetto, guardate, signore e signori. Ciao. Le double panzerotte. Vieni anche te, Paola, qua vicino. Wow! Paola e Paola hanno presentato il loro panzerotto. Grazie, alla prossima!